I sindaci soci dell'Alto Calore hanno votato e approvato all'unanimità, ad astenersi solo il comune di Avellino, il bilancio dell'Alto Calore, il cui debito è arrivato a 204 milioni. Ultimo bilancio questo in attesa dell'audizione decisiva dei creditori che si terrà il 17 settembre. Intanto nei giorni scorsi è arrivato l'ok dei giudici fallimentari che autorizza l'ente di Corso Europa a procedere con le gare di appalto per la manutenzione e le riparazioni delle reti. Ma resta da fare i conti con Mezza Erpigna che soprattutto nel periodo estivo si ritrova con i rubinetti più a secco delle casse dello stesso Alto Calore. Soddisfatto del sostegno ricevuto dai sindaci, l'amministratore dell'ente Antonello Lenzi. Sono veramente contento e soddisfatto della partecipazione significativa e qualificata che c'è stata oggi. Ringrazio la dottoressa Nargi, nonostante la concitazione di questo momento, di aver trovato il tempo per presenziare. Ha precisato che la propria astensione era dovuta solo al fatto che la limitazione la testa dei tempi non le aveva consentito di poter approfondire i conti che noi abbiamo esposto nel bilancio. Un passaggio fondamentale che chiaramente non ci tira fuori dalla crisi, non ci tira fuori dal momento delicatissimo che stiamo attraversando, delicato non solo per gli aspetti finanziari ma anche per la crisi idrica, perché la penuria idrica è veramente da ritenere come espressiva di una situazione di vero e proprio shock con cui dovremo fare i conti, io credo, fino a settembre inoltrato.